Amici e cuori nerazzurri, bentornati ad Atalanta versus Atalanta Virtual Champions, la Coppa dei Campioni della storia nerazzurra. 21esima partita, 11esima giornata, Atalanta 2011-2012 contro Atalanta 36-37. Buongiorno da Pietro Serina e Simone Pesce. L'Atalanta 2011-2012 è l'Atalanta che resiste al bubbone del calcio scommesse scoppiata quell'estate. L'Atalanta parte dal meno 6 per la penalizzazione, non c'è più Cristiano Doni, c'è Stefano Colantuono sulla panchina, c'è Denis al centro dell'attacco, alle sue spalle Morales. È un'Atalanta che farà un campionato straordinario annullando sostanzialmente la penalizzazione nelle primissime giornate e poi conquisterà una salvezza tranquilla. Atalanta 36-37, Lamberto Sala il presidente, Pietro Ghezzi il vicepresidente, Ottavio Barbieri che ha giocato in A e che ha giocato in nazionale l'allenatore, alla prima promozione in Serie A, secondo posto finale con 39 punti. Formazione 2011-2012, consigli in porta, Padoin, Stendardo, Manfredini e Peluso in difesa, Schelotto, Cigarini, Carmona, Bonaventura, centrocampo, Morales e Denis in attacco. Atalanta 36-37, modulo e il metodo 2-3-2-3, la formazione tipo è Borgioli, Signorini, Simonetti, Procura, Scavazza, Andrei, Bolognese, Cominelli, Savio, Salvi, Remigi. È una squadra con tanti bergamaschi, è una squadra che conquista una promozione sospirata e attesa per 10 anni. Si parte con i nerazzurri 2011-2012 a dare il calcio di avvio. Manfredini ha manovrato il primo pallone, lo ha servito all'indietro per Stendardo, Cigarini il play di questa squadra sulla destra per Schelotto, punta l'avversario, Schelotto tiene il pallone, viene fermato gran in Tekel. Recupero, è Andrei che recupera il pallone, Andrei lo dà in avanti un compagno, lo scambio è proficuo, bisogna giocare la palla, eccolo lì Simonetti, Cesco Simonetti da Castello di Lecco. Poi sarà anche l'allenatore dell'Atalanta, ancora Andrei. Cigarini in anticipo, supera la linea mediana del campo, porta a spasso il pallone. Bravo Cigarini, fermato, Cesco, Cigarini. Bravo Simonetti, l'ala sinistra, Remigi che prende la palla, la tocca a Salvi, ora Simonetti. Simonetti che va in avanti, che spinge sulla sinistra. Eccolo lì ancora Cinesino Salvi che si è inserito in area, ancora lì Stendardo, la palla. Non molla in tackle, Cigarini che subisce anche fallo, l'arbitro lascia correre. Anzi no, ci sarà un calcio di punizione per i nerazzurri. 6 minuti e 48, 0-0. L'Atalanta 2-11-2-12 in possesso del pallone, lancio in avanti dove c'è Denis, la sponda all'indietro per Carmona nel cerchio di centrocampo. Ha servito Bonaventura che esplode in questo campionato sul settore di sinistra, dentro per Denis. Bravissimo Signorini a chiudere, ora Cinesino Salvi che riprende. Salvio il centravanti a Bolognese sulla destra. Bolognese con la palla che affonda, era un'ala destra, era Veneto di Verona, niente Stendardo da fare. Stendardo ha chiuso tutti i varchi, ha rilanciato, messo in movimento Bonaventura, cerca l'1-2, cerca e trova Morales nel cerchio centrocampo, l'indietro per Schelotto, Cigarini attaccato, nuovo calcio di punizione per il fallo di Andrei. Giuseppe Andrei, tignoso guerriero in mezzo al campo. Padoin profondo verso Denis, anticipato. Molto bene, la palla viene recuperata, ora è Salvi, Cinesino Salvi, Arnaldo Cinesino Salvi perché aveva le fattezze. È intervenuto Carlos Carmona a rubare il pallone, è servito Morales, Morales e Carmona scambiano i due argentini. Bravissima la chiusura, benissimo la chiusura, ora Bolognese che si allarga sulla destra, portiamoli ma via Carmona da lì. Carmona gli ha sradicato il pallone, Denis di tacco per Morales, entra in area. Bravissimo Spaghino Borgioli, Spaghino Borgioli che para questo gran pallone, Loris Borgioli, il bello degli anni 30. Bonaventura con le mani, la rimessa per il cileno Carmona, il cross di testa. Fuori gioco di Denis. Bene la parata prima e vedete che è fuori sì, gioco. Netto, netto il fuorigioco di German Denis. Non bravi i due terzini a salire in questo calcio del 2-3-2-3, c'erano due terzini dietro i tre marcatori delle punte avversarie. Salvi che ha la palla in mezzo al campo, si gira, la tocca a Remigi, l'ala sinistra, ad Andrei, il mediano sinistro che spinge in avanti, cross al centro, molto bello, ma non c'è niente da fare, lì c'è un anticipo e la palla va in calcio d'angolo, tocca a noi, Remigi, l'ala sinistra, il piccoletto, mette la palla in mezzo all'area. Manfredini l'ha allontanata, Morales la raccoglie in posizione di trequartista, può partire e servire Denis. Bravo Cesco Simonetti, bravo Simonetti a intervenire, Simonetti famosissimo perché aveva un gran piede sinistro da allenatore, era il terrore dei giocatori perché tirava in porta e i portieri impazzivano per i suoi tiri.
Niente da fare, niente da fare. Attenzione, ah no, scavazza, sì. E sembrava una palla persa, invece Scavazza c'è riuscito a tirare in porta, ma è andata male, ma siamo sorprendentemente in attacco. Gino procura che fa la rimessa. Il colpo di testa liberale, prova Carmona ad arrivare, signorini, sulla palla. Denis in ripiegamento difensivo, ha servito Morales che punta l'avversario, non bravissimo, lo supera. Bravissimo signorini, bravissimo signorini, a intervenire l'altro veronese. Gran tiro di Cino Consigli. Rosaldi. E poi è Padoin, Consigli con i piedi, un po' in affanno la difesa nerazzurra. Li stiamo facendo tribulare, li stiamo facendo Schielotto tribulare. Schielotto all'indietro per Padoin che fa viaggiare Cigarini in solita posizione di ala destra, c'è vicino a lui, accanto a lui Schielotto che chiede la palla, lo serve in questo momento Cigarini. Sbagliato. Bravo Salvi a rientrare in questa chiusura molto bene, sacrificarsi. Molto bravo Denis a riconquistare il pallone, servito Morales, il destro di Morales. Mamma mia. Fuori di una spanna alla destra del portiere dei bianchi. È stato bravissimo qui Denis a riconquistare il pallone, l'ha servito subito per Morales, il destro fuori. Si riprende, palla dal fondo, Loris Borgioli che la mette lunga, teniamoli lontani dall'area, loro sono una grande testa di serie, noi siamo la prima Atalanta promossa in A. 36-37. Carmona non molla di un centimetro, gli fischiano un fallo, dubbio. 55 anni di differenza fra questa squadra, ma con Atalanta a Virtual Champions possono giocare contro, grazie a PES 2013, grazie alla PlayStation. Carmona ha recuperato il pallone, Morales a campo, serve Denis che si è allargato sulla sinistra, c'è il taglio dalla sinistra al centro di Bonaventura, porta a spasso il pallone, anzi era Schielotto di prima per Morales, entra in area! Bravo Borgioli, ancora Borgioli. Spadino, ancora Spaghino che ci è arrivato, lui l'esile del gruppo, il portiere agile in un calcio di portieri colossi. Per questo Spaghino, eccolo lì, signorini, il terzino destro della squadra, sale da Cominelli. Ecco Schielotto che è andato a sinistra, ha recuperato il pallone, già due occasioni nitidissime per Morales. Carmona conquista il pallone, serve in profondità Denis, può entrare in area di rigore, German Denis da sinistra va via, la mette in mezzo. Bravo Simonetti a chiudere, il nostro terzino da procura, il mediano in avanti, lo scambio tra i compagni, ora signorini che cerca di avanzare dall'altra parte del campo per Andrei, l'altro mediano. A Cinesino Salvi, Carmona, che cerca di controllare la palla in mezzo al campo, allarga ancora Andrei sulla sinistra, molto bene la palla per Savio, il nostro centravanti. Manfredini, gran chiusura, poi rimediato anche Padoina, messo in movimento Bonaventura, centralmente Peschelotto, Morales, tutto nello stretto, allarga a sinistra dove sale Peluso, c'è il movimento di Bonaventura a campo, Peluso per andare, va Peluso, non c'è nessuno in area, va Peluso e... fermato con le calcio brutte. Di punizione, sì. Fermato con le brutte e c'è un giallo, già. Giallo Severo Cominelli, la bandiera dell'Atalanta, 251 presenze e 60 gol con la maglia nerazzurra in 9 stagioni, ma qui ho dovuto farlo, ho dovuto rincorrere l'avversario e atterrarlo perché la situazione è pericolosa. Calcio di punizione, 37 minuti, Cigarini sul pallone, centro area anche Bonaventura, parte Cigarini stendardo di testa. Ancora Borgioli, che portiere abbiamo, ma che agilità sto ragazzo. Sta facendo i miracoli Borgioli, Cigarini dall'angolo al centro dell'area di rigore nuovamente a cercare stendardo. Poi il pallone resta via lì. Via la palla da lì, via la palla da lì che li teniamo lontani. Abbiamo un gran Borgioli, giochiamo la palla. Schielotto di testa, Bonaventura all'indietro per Carmona, si pressa, stendardo, è rimasto in avanti, allarga sulla destra per Schielotto, può entrare in area di rigore, si allarga per effettuare il cross, lo effettua adesso. Bravo Scavazza, bravo a liberare bene il nostro centromediano, marcatore del centravanti e metronomo della squadra. Nuovo calcio d'angolo, Cigarini da destra a cercare il secondo palo Morales. Siamo riusciti a metterla fuori, Remigi che era il più piccolo di testa, a Salvi, ora a Bolognese sulla destra, vai allunga la squadra, Gino Bolognese, eccolo lì, Gino Bolognese da Nogara, Verona, due stagioni di Atalanta, niente da fare, la palla è per il laterale Peluso. La palla è nostra, procura che batte, Gino procura per Bolognese, l'altro Gino della squadra. C'è Peluso lì che interrompe l'azione, è servito già a Cigarini, si può ribaltare, si può andare in contropiede, Morales è da solo. Bravissimo Scavazza, Remigio Scavazza da Vicenza, bravo a recuperare questa palla. Bravo Padoina a fare la chiusura, è intervenuto Schielotto, può mamma lanciare mia, Denis. Fuori gioco, siamo fermati, sì fuori gioco, bravissimi. Bravissimi i nostri terzini Signorini e Simonetti, che sono i due liberi della squadra nel calcio del metodo dell'anteguerra. Scavazza il centro mediano
che la butta in avanti. Denis ha riconquistato il pallone, può servire Morales, ancora i due argentini, può andare Morales, fallo! No! Bravo, e non l'ha presa neanche adesso, ma noi abbiamo Borgioli, ragazzi, noi abbiamo in porta Loris Borgioli da Domodossola, un novarese. È finito il primo tempo, 0-0, i nerazzurri 2011-2012 sono mangiati un po' di gol. Comincia il secondo tempo, Atalanta 2011-2012, Atalanta 36-37, 0-0, una grande testa di serie contro la prima promozione in Serie A della storia. È conquistato il pallone subito da Denis, ha servito Morales, vediamo se va via l'argentino. Bravo signorini, ma bravo signorini. Denis, niente da fare. Savio Cominelli e Manfredini in tackle. Però c'è procura che ruba palla, la dà Cinesino Salvi, allarga dall'altra parte, niente, gioca con Bolognese, da c'è Bolognese palo in verso da quella Ligi. Parte, buono il controllo, servito Stendardo che gira sulla sinistra per Peluso, poi per Carmona arretrato in verticale a cercare Denis che controlla il bravo pallone. Bravo Andrea a riprendere Cominelli che ha subito fallo, non lo fischia l'arbitro, ancora Bolognese, ora il centravanti Savio, Savio allarga verso Procuro sulla destra. Forza Spingigino. C'è Peluso che lo chiude in fallo laterale. Rimessa laterale per noi, siamo al 50° e reggiamo 0-0 contro una bighe. Siamo la prima Atalanta promossa in Italia alla storia. Bene, consigli, senza alcuna difficoltà, presa aerea, mette subito in movimento con le mani Morales che ha molto campo per avanzare. Fa movimento Denis, c'è anche Schelotto. Morales. Ma chi è? Cesco Simonetti da Castello di Lecco, non ne perde una, le prende lui. Farà anche l'allenatore. Ora Gino Bolognese che appoggia per Signorini, il cross a cercare il centravanti Savio, niente da fare. Era in fuori gioco Dario Salvio di Genova, arrivato dai Vigevanesi, era un giocatore di Serie A, non ebbe molta fortuna per la verità a Bergamo. Bravo qui Manfredini a fermarsi, a far alzare la linea, 54 minuti, consigli con il destro, profondo, a cercare Denis che non controlla. La palla l'abbiamo recuperata noi, Severo Cominelli in mezzo al campo, a scavazza il centro mediano, cerca la palla lunga, lì che va a saltare c'è Savio. Morales ha riconquistato il pallone, se ne va adesso bene Morales, avanza Morales, si ferma, cerca il servizio per Schelotto, entra in area di rigore, Schelotto. Bravo Scavazza, bravo Remigio Scavazza, il nostro Vicentino, il baluardo lì dietro, adesso invece Remigi, ha recuperato il pallone Schelotto, Carmona avanza, cerca e Morales, ancora bene chiuso, Procura Signorini, ancora Procura, il mediano di destra, vai Gino. Ventura non molla, poi è Carmona che subentra. Signorini che la recupera, Teodoro Signorini di Verona, a Cesco Simonetti, Castello di Lecco, bandiera dall'Atalanta. L'anticipo e poi all'anticipo di Padoin, prova ad arrivare Cigarini, anticipato. Eccoli Remigio, scusate, Romolo Remigi alla sinistra, piccoletto, rapidissimo. Stendardo ha messo in era arrivato d'angolo. Dall'Ardens, era un bergamasco d'adozione. Romolo Remigi, calcio d'angolo, vediamoli. Attenzione, Manfredini ha messo via Morales. Ominelli che ruba palla, tira in porta, Severo. Oh, è un passaggio per consigli, poteva essere pericoloso nel mucchio. Con il destro subito, il rilancio di consigli a cercare Denis di testa per Morales in verticale per Denis. L'arbitro però ha fermato il gioco. Un calcio di punizione. Sì, c'è un fallo. C'è giallo. Un fallo di Gino Procura da Versa Verona. Un mediano, due stagioni di Atalanta, utile alla causa, non grande travolto qualità Morales. E faceva anche queste cose. Travolto Morales, calcio di punizione, Morales molto bravo in tutto, tranne che a trovare il gol. Calcio di punizione in profondità per Schelotto, anticipato di testa, c'è Bonaventura al limite, la palla resta lì, prova ad arrivare Carmona, il pallone resta ai bianchi. Bravo, che ripartono. Signorini che la dà a Savio, da Savio a Salvi, vai. Azione Padoin, gigantesco in questo intervento. Ma c'è Remigi che la dà a Salvi, da lui a Savio, forza ragazzi che diciamo portarla su. Tackle di Schelotto, sì, c'è calcio di punizione, c'è anche il cartellino giallo, forse eccessivo in questo caso per Schelotto. Vediamo un po' se è eccessivo o meno, no, il cartellino che ci sta, i nostri piccoletti vi fanno tribulare, questo era Dario Salvio di Genova e noi lì davanti c'è la velocità, forza Severo, mettila bene, sulla barriera. Male. Simonetti, Cesco Simonetti in mezzo all'area. Stendardo di testa, spazzato, Padoin controlla, serve sulla destra. Siamo ancora lì, ancora noi, Andrei, il mediano sinistro, ancora la palla in area. Manfredini la mette fuori, Carmona di testa, Morales in ripiegamento difensivo, il pallone resta a Carmona. Bravo, l'abbiamo lo recupera di nuovo Peluso, allarga sulla sinistra per Bonaventura, prova a spingere Bonaventura, campo Bonaventura per andare, Peluso prova a fare movimento. Bravissimo Scavazza, bravissimo da Salvi.
Cinesino spinge a Cominelli, il cuore bergamasco dal centrocampo nerazzurro. Carmona provvidenziale in questo recupero. Manfredini buona. Si era spinto in avanti. Manfredini ha coperto Carmona. Buonaventura per Peluso. Remigi che la recupera. Dai ragazzi, che ci proviamo. Trentesimo quasi dal secondo tempo e stiamo reggendo contro una grande. Palloin, lancio in avanti per Dennis. La sponda per Morales. Controlla in cerchio di centrocampo. Allarga sulla destra dove c'è Schelotto. Vai a chiudere Cesco. Può andare Schelotto verso il fondo per il cross. Lo effettua adesso. Ma c'è Scavalza. C'è il nostro centromediano che la ributta via da lì. Adesso lì in mezzo al campo. Palla per terra. Padoin, ragazzi. Sinistro larghissimo di Padoin. Va bene così. Spaghino, stai tranquillo. Spaghino, che lì non arrivano mai. E se arrivano la prendi tu. Siamo la prima Atalanta promossa in Serie A, stiamo reggendo 0-0 dopo 75 minuti, anzi 76, contro una delle grandi favorite del torneo, l'Atalanta 2011-2012, 52 punti con Colantuono partendo da meno 6, procura per il centravanti, Savio allarga per Cinesino, Salvi sulla destra, si è spostato Carmona lì, Carmona non ha fatto passare nessuno, messo in movimento Bonaventura che prova a ripartire, mancato soltanto il gol nel primo tempo, Cigarini va via, cerca di andare Cominelli. Via Cominelli che recupero verso Savio, bravo Cominelli, Savio Andrei, il mediano, ancora Dario Salvio, il centravanti, che dai chiude. Che risvelto. Ha servito Carmona, poi Cigarini, nuovamente Carmona che prova a spingere sul centro-sinistra, servito Bonaventura, campo, posizione di ala sinistra, va Bonaventura, bisogna entrare in area di rigore, i suoi compagni devono entrarci, Bonaventura aspetta qualcuno, viene fermato. Ma conquista una rimessa laterale per i nerazzurri. Bonaventura, servito Carmona, nuovamente Bonaventura. Pallone sul destro, poi sul sinistro. Bravi, cerca di andare via. Bravi a chiudere, bravi a chiudere. Calcio non largo. Corriamo dei rischi, teniamoli lì, portiamoli supplementari. Cigarini dal corner. Stendardo ha provato a prendere l'ascensore. Ha colpito il pallone, ma il pallone è finito troppo alto sulla traversa del portiere dei bianchi. Va bene così, si riparte da Loris Spaghino Borgioli, metti la lunga che li teniamo lontani dall'area, molto bene la palla per Carmona Andrei. Carmona due volte, non riesce a controllare. Da Andrea procura che affonda sulla destra, era il nostro mediano. C'è Peluso lì, intervento di Peluso, molto deciso. Fallo, troppo sì, c'è un fallo di Peluso, cartellino giallo, bravo Gino Procura a guadagnare questa punizione, era di Verona, mediano, due stagioni all'Atalanta, questa e la successiva in Serie A. Cartellino sì, ci sta, adesso mettiamola bene in mezzo all'area, forza Severo, mettila bene, primo cambio, entra Schiavi ed esce Remigio. Stendardo l'ha messa fuori di testa, c'è Carmona, ha servito Cigarini per Morales, tutto di prima, benissimo, Bonaventura sul centro sinistra, può andare Bonaventura, bisogna che qualcuno si muova lì davanti, prova ad andare via, c'è Peluso però a sostegno, ancora Bonaventura in posizione di ala sinistra, serve Carmona, porta il pallone il cileno, servito Peluso, la fa girare sulla destra per Padoin che recupera il pallone, poi per Schelotto che si è accentrato, Morales sulla tre quarti, troppo lezioso. Eccolo lì Vittorio Schiavi, bravissimo a recuperare questa palla, a Scavazza in avanti per Savio, a Bolognese che si è accentrato, Schelotto recuperato, ultima azione probabilmente prima del fischio finale dei primi 90 minuti, Schelotto in avanti, siamo nel recupero, Denis la sponda, alla non arriva Morales, Borgioli metti la lunga lì, abbiamo portato i supplementari, vado in Schelotto, c'è ancora tempo, va a Schelotto centralmente, Morales evitiamo di pallone, correre Morales rischi. È libero, Padoin sulla destra, bravo Andrei, bravo Andrei, a Savio, portalo dall'altra parte, niente. È finito. Supplementari, Atalanta 11-12 contro Atalanta 36-37, 0-0, una testa di serie fa 0-0 al 90esimo contro la prima promossa in Serie A della storia nerazzurra. 8 tiri in porta contro 4, ma non basta. Supplementari, gran primo tempo dei nerazzurri 2011-2012 che non hanno trovato il gol. Vediamo se riusciranno Morzenti a farlo adesso. Morzenti per Signorini, esce un terzino Teodoro Signorini, ne entra un altro Morzenti, alto sbandiera bergamasca dalla squadra. Padoin è subentrato a Schelotto, si accentra Padoin per Morales, di prima per Denis, buono il lavoro, all'indietro per Cigarini, poi per Carmona, cerca di far girare palla adesso la squadra di Colantuono. Padoin fa il terzino destro, evita un avversario, il secondo, serve Schelotto in posizione di ala, servizio per Denis che è venuto incontro, si chiude il triangolo con Schelotto, può andare al cross, lo effettua e c'è Borgioli, non c'è nessun problema, noi abbiamo Borgioli prende tutti i palloni che arrivano lì e adesso ripartiamo, Andrei il mediano,
a Scavazza, il centro medianora bolognese, faceva l'ala destra, è venuto a sinistra in questa fase di gioco, indietro per Cesco Simonetti, ancora a Scavazza che deve fare gioco, la porta lunga in avanti Versaglio. Padoin di testa in anticipo, forza Andrei, recupera, bravo, c'è Denis, molto bravo per Morales, nello stretto i due argentini, Denis prova ad andare via, servito Carmona, ma c'è un calcio di punizione, Piero. Calcio di punizione per l'intervento di Cominelli, attenzione perché è già ammonito e un pericolo in più. Sì, un pestone l'ha ricevuto in effetti Denis. Altro cambio, esce Bolognese, entra Guidi, siamo al secondo cambio. Cigarini, la traversa di Cigarini, 99 minuti in questa partita, anche il legno colpito da Cigarini su calcio di punizione. C'è anche il legno che ci dà una mano quando non arriva il magico Borgioli, ma li teniamo bene, Schelotto, siamo all'11° fermato, del primo supplementare e noi li teniamo bene, c'è Guidi adesso a destra. Stendardo in anticipo senza alcuna difficoltà, servito Schelotto, Morales, tre occasioni, un palo, manca giusto il gol, dovrebbe arrivare però velocemente altrimenti si complica, Peluso prova ad andare avanti, Peluso viene bravo, chiuso. Bravo, bravo Salvi, bravo Cinesino a tenerlo lì, dobbiamo reggere ragazzi, stiamo facendo l'impresa. Fallo laterale, carrozza per Schelotto, il primo cambio di Colantuono, Peluso in anticipo, il cross per Denis, gran controllo, il destro di German Denis, è proprio lui il centravanti, il tanque a sbloccare questa partita che sembrava stregata per i nerazzurri, gran controllo sul cross di Peluso e poi di destro di piatto nell'angolino alla sinistra di Borgioli, 1-0 per 2011-2012. E abbiamo retto fino adesso, noi 36-37, la prima Atalanta promossa in Serie A contro avversari di 55 anni dopo, contro questo German Denis. Guardate cosa fa, il controllo di petto, il controllo di destro e poi prende controtempo il grande Loris Spaghino Borgioli. Guidi che rimette in gioco la palla con Salvi ad Andrei, il centro mediano. Scavazza, forza ragazzi, Morzenti, il terzino destro è entrato al posto di Signorini, verso Procura. Siamo all'intervallo ormai e avremo l'altro quarto d'ora per riuscire a recuperare. Non si gioca ancora. Cazzola per Bonaventura, il secondo cambio in Atalanta 2011-2012. Si copre Colantuono. Tranquillo consigli su questo cross dalla destra. Ma servito Manfredini che si è decentrato sulla destra, controlla. E siamo all'intervallo. Destra, ma c'è l'intervallo. Primo tempo supplementare dunque finito così, l'Atalanta in vantaggio 1-0, Atalanta 2011-2012, 10 tiri in porta contro 4, soprattutto il gol di German Denis dopo il palo di Cigarini su punizione. Si riparte, la palla ce l'abbiamo noi. Brighi per Carmona. E lui si copre. Centrocampista per centrocampista nell'Atalanta 2011-2012. Colantuono si copre ma noi ci proveremo lo stesso, spingeremo finché possibile. Cesco Simonetti vai. La storia nerazzurra verso Guidi là davanti. Morales è venuto incontro, ha servito Carrozza che si è accentrato, prova ad andare via Carrozza, servito Brighi, due neoentrati. Bravo Morzenti, bravo il bergamasco, a Severo Cominelli, cerca la palla lunga per Savio che si è allargato sulla sinistra, non ma è troppo lunga anche tiene per lui. Niente da fare per Dario Savio. Rimessa laterale per i nerazzurri, Manfredini, è servito Cigarini, ancora Manfredini sull'out di destra, in avanti per Cazzola. Cazzola avanza, importante in questo momento la sua forza fisica. Niente, in mezzo la palla ce l'abbiamo noi, eccolo qua Vittorio Schiavi da Clusone verso Guidi, forte Stendardo, ha fatto una partita strepitosa Stendardo, sempre in anticipo, Denis è venuto incontro, può ripartire in contropiede, l'Atalanta 2011-2012, il servizio sulla destra per Cazzola, posizione di ala, la mette in mezzo per Morales. C'è procura, tranquilli che c'è procura, ma palla rinviata, bravo Severo a recuperarla, ora Guidio. Ancora Severo Cominelli, allarga d'altra parte per Savio, adesso Savio fa l'ala sinistra. Buonissimo l'intervento di Manfredini, di mestiere, ha servito Carrozza, poi Cazzola, avanza Cazzola sempre in posizione di ala destra, continua a portare avanti il pallone, cerca qualcuno dei suoi compagni, trova Denis sulla tre quarti, va German Denis, l'autore dell'1-0, in posizione defilata sulla destra, mantiene il controllo del pallone. E bravo Scavazza, rubagliela, bravo il centro mediano, adesso Arnaldo Salvi, cerca Guidi, Guidi che l'appoggia indietro per Procura, Procura allarga la sinistra dove c'è Savio, lì bisogna giocare la palla. Alla fine, c'è Manfredini, bravissimo niente Manfredini. Da fare, ancora lì Savio con la palla.
La palla ce l'abbiamo noi, ma bisogna usare, siamo quasi alla fine. Cigarini in anticipo, non serve, non procura trova Carrozza, che recupera palla, ma ancora Cigarini, ancora Cigarini, può essere l'ultima azione, la partita è in cassaforte, va via Morales, bravo, viene fermato, procura, attenzione, è finita così. German Dennis manda avanti l'Atalanta 2011-2012, buongiorno da Simone Pesce e Pietro Serina.